Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non Solo Roma, buon giovedì a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori, ben trovati ad un'altra puntata come sempre dedicata al racconto di Roma e provincia in compagnia dei nostri ospiti. Oggi Non Solo Roma però non si concentra effettivamente soltanto sul territorio della capitale e del territorio della provincia, ma andiamo un po' ad abbracciare tutta Italia, perché l'avrete certamente sentito, il 41% di Alitalia, conosciuta da tutti ormai come ITA Airways, è stato ceduto ai tedeschi di Lufthansa per un valore complessivo di 325 milioni di euro, un accordo che arriva dopo il via libera dell'Unione Europea. In una seconda fase invece la compagnia tedesca arriverà ad acquisire il 100% dell'ormai ex compagnia aerea italiana, arrivando a toccare un investimento complessivo di 829 milioni di euro. Lufthansa sarà di fatto dunque al timone di ITA Airways, dell'ormai ex compagnia aerea italiana. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha commentato positivamente questo fatto, parlando della conclusione di una questione annosa. Ora l'Italia non dovrà più pagare le tasse per l'ormai ex Alitalia. Ma chiaramente parliamo certamente di un percorso travagliato, indubbiamente un percorso difficile, che però ci porta anche diversi quesiti. Ad esempio, che ne sarà ora di Fiumicino, o meglio, quale sarà il ruolo del più famoso aeroporto italiano? Ma soprattutto, non in secondo piano, quale ruolo avranno i lavoratori di ITA Airways? Ne parliamo con il segretario nazionale di CUB Trasporti, Antonio Amoroso, a cui do il buongiorno e ovviamente il benvenuto a Non Solo Roma. Grazie, buongiorno a tutti voi. Buongiorno Antonio, un nostro ospite quasi consueto, no? Quando parliamo un po' delle questioni legate a ex Alitalia e anche un po' ai trasporti di Roma e dell'intera Italia. Ti chiedo innanzitutto subito un commento, no? Su questa novità abbastanza importante. Sì, Lufthansa è sicuramente un partner serio. Certo è che bisognerà vedere le carte e poi bisognerà capire come procederanno gli impegni, come verranno realizzate le promesse e gli impegni assunti dal partner nell'attuazione del piano. Purtroppo, come i lavoratori all'Italia sanno, troppe volte abbiamo assistito a scene di giubilo per l'arrivo dei capitani coraggiosi che in poco più di 4 anni hanno dovuto consegnare la cloche poi a Etihad, la quale in 2 anni e mezzo è fallita. Tutti i piani che erano stati raccontati, come presentati soprattutto come la soluzione per il rilancio del trasporto aereo italiano, invece, come abbiamo più volte detto, hanno significato un enorme ridimensionamento. Anche con Lufthansa, ITA, come è successo con Alitalia, con Air France, diventerà la navetta per trasportare i passeggeri negli hub tedeschi. Sarà tutto da vedere. Sembrerebbe sulla carta che i progetti siano diversi, sembrerebbe addirittura che Fiumicino possa diventare l'hub per la ITA Lufthansa per destinazioni come il Sud America e l'Africa e il Medio Oriente. Ora, sulla carta queste sono le dichiarazioni. Non è vero quello che dice il ministro Giorgetti invece sul fatto che in questa maniera noi risolleviamo i cittadini italiani dai contributi sulla vicenda all'Italia. Ci sono 2.300 lavoratori che restano in cassa integrazione di Alitalia e che, se i piani di sviluppo dovessero realizzarsi, potrebbero essere riassorbiti nelle società, non solo in ITA ma anche nelle altre società in cui è stata smembrata l'Italia. Altrimenti, dal 31 ottobre, se addirittura il governo non garantirà, come stiamo chiedendo, un prolungamento della cassa integrazione a fronte del fatto che sono slittati i tempi di realizzazione di questo, diciamo così, matrimonio, è evidente che sono esborsi pubblici che continueranno a gravare sulla collettività, esborsi pubblici che noi richiedevamo che fossero investimenti per il rilancio, ma che hanno significato nel tempo una contrazione,
una perdita anche in termini di connettività del nostro paese da e per l'estero, e quindi non solo una iattura per i lavoratori ma anche per i cittadini tutti. Ora, questo sarà di nuovo, si verificherà ancora una volta, lo staremo a vedere. Certo è che noi da subito chiediamo l'apertura di un confronto al governo sui piani di impresa, perché al di là degli annunci vorremmo leggere qualcosa di più. Chiediamo immediatamente l'estensione della cassa integrazione. Non è possibile che mentre tutti esultano per l'accordo che dovrebbe rilanciare il trasporto aereo italiano, il 31 ottobre si realizzino 2.300 licenziamenti. Vogliamo avere chiarezza su quello che sarà gli impatti sull'hub di riferimento di ITA e quindi sull'aeroporto di Fiumicino. Insomma, il trasporto aereo italiano, l'abbiamo più detto più volte, è un asset strategico importante, e quindi è davvero inaccettabile che in questo ambito si consumino i licenziamenti. Si ritorni a un miglioramento delle condizioni salariali e normative, che insomma cessino i sacrifici che sono stati richiesti ai lavoratori che invece da subito sono stati imbarcati dall'Italia in ITA e che hanno dovuto rinunciare a fette importanti di retribuzione e a un peggioramento normativo in nome di un, anche lì, di un rilancio, di un sacrificio che staremo a vedere se davvero si realizza. Insomma, la strada è ancora da compiere. Anche perché, Antonio, ecco, sulla questione dei lavoratori di ex Alitalia, ora ITA Airways, non è che se ne parla da due giorni, no? Se ne parla da un bel po', quindi è una questione che va avanti, insomma, non so se vado errata, ma da un buon 10 o 15 anni. Ma in realtà oggi sui giornali, sui grandi giornali, sulle grandi testate si legge che un calcolo che è stato fatto da Mediobanca ma anche da Confcommercio, sarebbero stati spesi 16 miliardi negli ultimi 15 anni per il rilancio di Alitalia. Intanto sarebbe interessante se venisse specificato a chi sono stati destinati questi 16 miliardi. In realtà la gran parte di questa fetta di denaro è stata spesa per mandare a casa i lavoratori, per dismettere asset industriali e per ammortizzare l'uscita di lavoratori a cui è stato chiesto il sacrificio massimo, la perdita occupazionale. E quindi 16 miliardi che comunque per un asset strategico in un paese industrializzato e che posa gran parte del proprio PIL addirittura sulla questione sul turismo, e quindi il trasporto aereo che ne potrebbe essere un volano, non sono poi cifre così importanti se questo fosse stato fatto per rilanciare il settore. In realtà sono stati 16 miliardi buttati dalla finestra, appunto, e che hanno prodotto disoccupazione, invece che l'hanno sempre chiamato i rilanci, ma ha prodotto disoccupazione. C'è una coda a questa vicenda, e questa coda è rappresentata da 2.300 posti di lavoro che sono in bilico, sono lavoratori assistenti volo, piloti e personale di terra che è rimasto alle dipendenze di Alitalia, che è ormai senza attività, e che il governo ha previsto nel 2023 di concedere una cassa integrazione soltanto fino al 31 ottobre, nella speranza che da lì a poco si fosse realizzato il progetto del matrimonio con Lufthansa. In realtà così non è stato, è slittato, slitterà ancora. Ormai siamo solo alla fase degli annunci, bisognerà poi procedere con la realizzazione di quanto è stato annunciato. Questo non avverrà certo domani mattina, e quindi Antonio, in attesa che una tempistica teorica, ecco, un'ipotesi su quando si saprà qualcosa per questi lavoratori, tu te la sei fatta? Allora, intanto per adesso sappiamo che perdono il posto di lavoro il 31 ottobre. Abbiamo avuto un incontro col Ministero dell'Economia e Finanza qualche giorno fa, lo abbiamo avuto circa un mese fa con il Ministero del Lavoro, a cui abbiamo rappresentato la necessità di mantenere collegati al settore questi 2.300 lavoratori, perché appunto si prevedeva un piano che era stato dichiarato di rilancio, di sviluppo, e allora era una contraddizione insostenibile in un paese
diciamo così, civile, che mentre si crea occupazione, questa occupazione si perda l'occupazione, diciamo, di un personale professionalizzato, altamente professionalizzato, sulla cui professionalizzazione sono stati investiti importanti risorse economiche anche, e che quindi non andava disperso. Al momento i ministeri competenti non ci hanno dato una risposta certa, hanno detto che avrebbero dovuto valutare l'ampiezza della la profondità, insomma, l'ampiezza della situazione, nel senso che avrebbero dovuto valutare quali sono le professionalità che stanno per essere cedute. Certo è che, ecco, la dichiarazione ieri del presidente Turichi, che dice che si avvieranno le assunzioni per i lavoratori che avranno sostanzialmente voglia di lavorare e non di fare causa, è davvero aberrante. Quei lavoratori che hanno fatto causa l'hanno fatta per difendere un posto di lavoro e rivendicando il fatto che è stata aggirata la normativa europea sul passaggio delle attività da un'azienda all'altra. Esiste una normativa italiana e europea che garantirebbe il passaggio anche dell'occupazione. Questa è stata aggirata, noi continueremo ad insistere in tribunale fino a che resterà un solo lavoratore fuori e non troverà la ricollocazione necessaria e promessa. E contemporaneamente rivendicheremo un miglioramento delle condizioni salariali e normative ai lavoratori che nel frattempo saranno inseriti. Chiediamo al governo trasparenza sulle assunzioni, chiediamo il superamento di logiche clientelari che purtroppo abbiamo potuto constatare e verificarsi in molti casi, non in tutti, ma in molti casi negli ultimi tempi. Ecco, insomma, se davvero si è voltata pagina, è necessario voltarla in tutti bene. I suoi aspetti. Certo, esatto, assolutamente. In tutti i suoi aspetti. Si possono lavoratori e le vite di migliaia di famiglie ridurle a un effetto collaterale di una vicenda che è andata male. Se si vuole, si può e si deve, a nostro avviso, tutelare l'occupazione, tutelare il futuro di questi lavoratori, tutelare gli asset, un asset industriale strategico importante. Certo, vorrei dire che lascia un po' basiti il fatto che in 25 anni è successa una parabola discendente. L'Italia 25 anni fa aveva le potenzialità economiche e industriali di comprare e annettersi Lufthansa. 25 anni dopo siamo correndo dietro. Esatto, quello che ci lascia un pochino con un po' di amaro in bocca, no Antonio? È proprio questo il punto, anche la questione di TIM ora è su tutti i giornali, cioè tante compagnie italiane che avevano un grande potenziale poi finiscono per essere acquisite appunto dall'estero. Che dire, io direi ti ringrazio, che purtroppo devo mandare la pubblicità prima che ci sfumino, un'analisi ovviamente come sempre chiarissima, davvero puntuale, magari ci riaggiorneremo, ecco Antonio, per anche commentare i nuovi sviluppi, speriamo positivi. Speriamo, sarò assolutamente disponibile, speriamo di poter raccontare un epilogo diverso dai precedenti. Grazie. Assolutamente, grazie davvero Antonio, è stato un piacere, a presto. A presto.